Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci troviamo su Dissidia, Final Fantasy Opera Omnia versione JP, oggi perché siamo qui per pullare Zack. Avrei voluto pullare di sera, in realtà in live, però probabilmente prenderò una pausa dallo streaming e anche dal canale YouTube in generale, ma forse farò un video dove parlerò un po' di tutto in generale. Ho un po', come dire, di malessere interiore. E quando mi succede questo, preferisco staccare la spina, ricaricare l'energia e poi ritornare, magari qualora, me ne sentissi o comunque qualora avessi voglia di ritornare comunque, a produrre materiale per il canale. Chiusa questa piccola parentesi, che probabilmente non interessa a nessuno. È uscito Zack con un rework che abbiamo già visto precedentemente in live, assolutamente fantastico, un grandissimo rework e oggi, appunto, come vi avevo detto precedentemente, è uscita la sua LD. Sono uscite anche le skin della Greatsword con la, diciamo, con lo snowboard, ma niente di particolarmente eccitante, se non la LD di Zack. LD di Zack che sblocca un nuovo buff che si chiama tra l'altro Embrace Your Dreams, fighissima la citazione. E l'attacco di per sé si chiama Meteor Shots, quindi un altro personaggio che lancia le meteore all'interno del gioco. Un attacco che fondamentalmente fa danno HP 100% a tutti gli avversari, 6 hit magiche che vengono ripetute 2 volte. Se un target, anzi se un avversario targetta Zack come suo principale nemico, la potenza Bravery è incrementata addirittura del 300%. Quindi già partiamo subito con i big numeri per quanto riguarda la sua LD. Riesce a recuperare un 30% del Bravery in base al danno HP fatto totale, recupera addirittura gli HP dell'80% al party, in base ovviamente ad ognuno i propri HP massimi, fino a un 50% massimo. E poi successivamente dà addirittura un 20% di max HP overflow. Quindi diciamo che Zack già con LD veramente unisce il tank con praticamente un DPS fondamentalmente. Quindi veramente un personaggione enorme. Infligge anche target lock per 4 turni ai suoi avversari e poi garantisce il buff speciale Embrace Your Dreams. Embrace Your Dreams è un buff che funziona a stack, che aumenta ogni qualvolta Zack viene attaccato, o con un attacco Bravery o con un attacco HP. Ogni volta che viene attaccato incrementano gli stack di 1, fino a un massimo di 5 stacks. Abbiamo degli effetti addizionali che vengono dati anche al party. Un HP regen costante del 10% a prescindere dagli stack. Una difesa up che varia da 80% con il primo stack fino a un 200% per quanto riguarda il secondo stack. Un Brave Damage Reduction che subisce tutto il party del 10% fino al 50%, quindi 10% a stack, e un HP Damage Taken, quindi un danno HP subito ridotto dal 10 al 30%. Inoltre, a se stesso, quindi soltanto per lui, garantisce anche HP Damage Up dal 4 al 20% e limite dell'overflow del Brave rubato dal 10 al 30%, quindi veramente tanta bella robetta per quanto riguarda Zack. Detto questo, io direi che adesso, fatta questa prima analisi, fatta questa prima discussione per quanto riguarda Zack, è il momento di andare a pullare sul suo banner. Eccoci qua sul banner di Zack con la sua host che ci accompagnerà durante questo pull, durante questo viaggio, anche perché Zack mi piace tantissimo e lo voglio, soprattutto da affiancare al mio Seppo, fondamentalmente. Quindi spero veramente di poterlo ottenere, sperando il prima possibile, dato che abbiamo comunque la free pull a disposizione e poi successivamente ho addirittura i ticket che non avrò problemi ad utilizzare. Ne abbiamo 533 e non ho paura di usarli. Sinceramente parlando, non ho paura di usarli. Dato Quistis,
non avrò, non ho intenzione di pullarla. E poi a fine mese, quando avremo la possibilità di giocare pesantemente, ho il PT praticamente garantito anche per quanto riguarda la BT. Quindi non ho assolutamente problema. Tra l'altro abbiamo un'altra LD interessante, il ritorno dell'LD di Ashe, che per chi l'ha skippata o per chi magari non ha avuto la possibilità di prenderla, questa è sicuramente un'ottima occasione. Quindi sicuramente in futuro, anche se dirò di skippare Ashe, sicuramente vi dirò di recuperarla qui. La sua meccanica, vi ricordo, che ricarica la X al 100% dopo il suo attacco HP modificato. Quindi soprattutto, ripeto, per quanto riguarderà il meta futuro, che sicuramente rivedrà le X come protagoniste, ci saranno lei e anche Afmau che possibilmente daranno una bella spinta in più per quanto riguarderà il meta in generale del gioco. Quindi non fatevela assolutamente scappare. Detto questo, io direi che possiamo iniziare dalla nostra free pool. Vediamo un pochettino cosa ci regala. Una bellissima orba azzurra. Non farò caricamenti, non farò nulla, perché ho scaricato già tutti i dati del gioco, ho guardato un pochettino tutto quello che c'era all'interno del gioco e quindi non avremo connecting, non avremo cose strane, ma avremo soltanto i pull come giusto che sia. Quindi 35 di Zac, LD di Ashe dalla free. Peccato che non sia l'LD di Zac, mi sarei veramente accontentato di prenderla subito e risparmiarmi sti ticket, però a quanto pare dobbiamo spenderli. Sono contento però, perché se mi fosse mancata Ashe, in realtà non ci ho speso tantissimo su Ashe, però ad averlo saputo sicuramente avrei risparmiato. Detto questo, direi che mi posso mutare e iniziamo i nostri pull.
È assurdo. Questo è assurdo. Veramente, io penso che le probabilità siano veramente infinitesimali di poter veramente di poter far accadere una cosa simile. Stoppo la musica perché, cioè, non mi puoi far uscire sempre la stessa LD con la stessa probabilità. C'è qualcosa che non va. C'è assolutamente qualcosa che non va. Cioè, è come se io lanciassi la moneta e mi uscisse sempre lo stesso risultato. È vero che può capitare, ma quante volte può succedere di fila? Cioè, sono due le LD che possono uscire da questo banner e mi esce sempre la stessa? Cioè, rendiamoci conto. Io capisco che è un gacha e che quindi deve farmi spendere, però neanche così. Cioè, questo è veramente brutto da far vedere per chi magari vuole portare un contenuto sul gioco. Non dico che devo trovarla subito, sono d'accordo, ma neanche così a prendermi per il culo. Ora ti metto un po' di paura. Vediamo se inizi a spaventarti un pochettino. Se inizi a spaventarti un pochettino di più così. Visto che con le buone non si riesce ad ottenere nulla. Vediamo se con le cattive forse si ottiene qualche cosa, giusto? Ok. Vediamo. Niente, è inutile pullare adesso. Letteralmente inutile pullare adesso. Preferisco magari pullare in un secondo momento. Vuol dire che in questa fase non mi deve uscire. Quindi inutile insistere. Vi ringrazio per aver visto il video e ci becchiamo magari alla prossima.